causa di una frana verificatasi questa notte a seguito del maltempo degli ultimi giorni, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 Tirrenna Inferiore nel comune di Jastro Cilento. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS già presenti in zona per le attività di monitoraggio per avviare le verifiche dell'area interessata dalla frana e la chiusura del tratto stradale. La frana non ha provocato fortunatamente alcun danno a persone o veicoli in transito e si allarga il movimento franoso sulla statale 19 nel tratto compreso tra Auletta e Polla. La strada è chiusa alla circolazione a partire dal chilometro 46 nel territorio comunale di Auletta. Si è creato un dislivello di circa 2 metri tra il fronte stradale originario e quello attuale. Sul posto la protezione civile sta costantemente monitorando il movimento franoso e i cittadini del Cilento protestano per la chiusura prolungata della strada che collega Pollica ad Agropoli, mentre un comitato di cittadini presidia in segno di protesta la strada provinciale che va da Castelcivita ad Ottati, colpita da una frana un anno fa nel tratto del territorio di Aquara e non ancora messa in sicurezza. E sono decine le telefonate ai vigili del fuoco del distaccamento di Salerno che sono intervenuti per la messa in sicurezza di alberi divelti dal forte vento e cornicioni pericolanti. Intanto le temperature sono in forte diminuzione, la neve è già arrivata sui monti dei Picentini e nel Vallo di Diano, nevica anche sul Monte Tubenna e nei prossimi giorni si prevede un'ulteriore diminuzione delle temperature.